Ragazzi, bentornati. Altro episodio con The Last of Us Parte 1, il remake. E non vedo l'ora. Dobbiamo andare lì, verso quel fumo. E dobbiamo trovare una persona. Ringraziamo anche Multiversus per aver aggiornato il gioco. Ok, ci siamo. Ripeto, la direzione artistica è perfetta, c'è proprio senso di desolazione, di una sorta di apocalisse. Ok. Ellie sta ritrovando quella sua fanciullezza che non ha mai avuto. Sembra essere contenta comunque di essere qui, di scoprire continuamente cose nuove, di vedere la natura, essere all'esterno, sentirsi per un attimo libere, libera. E Qua qui. giù, ma sta attenta, è un bel salto. Bisogna stare attenti, ragazzi, qua. Sapete perché? Perché è una zona abitata e le zone abitate sicuramente contengono al suo interno ci sono degli infetti. È molto più alto il rischio, no? E ripeto, questi posti parlano, parlano da soli. Vediamo. Guarda, sta indietro. Per ora ne vedo due. Questa situazione potrebbe essere molto pericolosa. Non abbiamo i coltelli. E non posso neanche fabbricarne uno. Però ragazzi, a fine episodio abbiamo trovato un'arma contundente, molto potenziata, quindi mi sento al sicuro. E ora approfittiamo con un po' di roleplay e facciamo fuori questo clicker. Piano piano. E uno. Ah, non l'ho preso. Ora sì. E ora vi faccio vedere una cosa con il prossimo clicker che arriverà. È confuso. Basta stare attenti, avere calma. Non abbiamo usato l'arma contundente, non abbiamo usato il corpo a corpo. Forse sarebbe stato meglio, o forse no, perché è molto forte, ragazzi. Un po' di colpi di revolver sono andati, ma sono fiducioso sul fatto che riusciremo a recuperarli. E qua ritroviamo un altro scorcio di questa luce meravigliosa di occlusione ambientale. Purtroppo è una luce pre-renderizzata, non stiamo parlando di una luce calcolata in tempo reale, realistica. Però è resa benissimo, ragazzi. Veramente un gran bel lavoro. Ok. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Dai, dai, qualche proiettile, mi scusi. Vada Joel, saccheggi il più possibile. Mi raccomando. Colpe di pistola, di revolver no, eh? E dai, mi scusi, tutto pistola. Te possino. Oh, c'è un bigliettino. Mini documento, ragazzi. Ingrandiamolo. C'è scritto Tess, eh? Promemoria, procurarsi più pillole, cercare munizioni extra. Ho solo 3 settimane prima della prossima consegna con Tess. Chissà di chi è questo bigliettino. Ho l'impressione che lo scopriremo presto.
Ok. Abbiamo preso tutto, ragazzi. Possiamo continuare il nostro viaggio. Io comunque un mattoncino me lo porto via, eh. Ok. Si apre questa? Ottimo. No. Serve il coltello. Mi scusi. Niente. Un coltellino, ragazzi, voglio farlo assolutamente. Bisogna aprirla quella porta, eh. Scusate. Magari guardando in giro troviamo qualcosa per fare un coltello. C'è questa casa, però. È permesso? Qualcuno? Mamma mia, Ellie, mortacci sua, lei e la sua cantilena mi ha fatto cacare sotto. Mi scusi. Ok. Non si poteva aprire, ragazzi. Niente, non c'è nulla. Peccato, gran peccato, gran peccato. Allora, se non sbaglio, bisogna passare. Qui dentro. Non vorrei dire una cavolata in realtà, eh. No, non mi ricordo, non mi ricordo. Ah, eccolo. È incastrata dall'altro lato. Aiutami a salire. Ah, ok. Non mi pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Dai, Joel, non faccia il misfattore. Ok. Dammi il piede. Ok, apri e basta. Nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. Ok. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Avete visto comunque che bel level design? Parlo ovviamente sempre di direzione artistica. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. Comunque è una sorta di mappa aperta questa situazione. Una delle prime di The Last of Us Parte 1. È vero che The Last of Us Parte 2 ne ha una molto molto importante all'inizio del gioco, però qui comunque stiamo parlando di un titolo del 2013 con una certa componente cinematografica molto ben definita da Neil Druckmann e soci, quindi era bello vederlo anche nel titolo originale, questa parte qui, questa mappa qui. Dico, e poi? Beh, poi andiamo da Tommy. E Merlin dice che è tuo fratello. soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Vedete, quando parlo di open map non parlo di mappa di dimensioni enormi, ma comunque una mappa che ti permette di esplorare un minimo. E adesso possiamo farci anche il coltello. Ehi, guarda. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. già. Ok, prendiamo tutto più possibile. Non credo di essermi perso nulla, eh. Sto cercando di fare il più possibile, ragazzi. È ovvio che facendo commentari comunque delle volte si possano perdere alcune cosine. Ora che abbiamo il coltello, possiamo tornare indietro, visto che abbiamo aperto la strada, e fare un minimo di backtracking, ma ovviamente leggerissimo, proprio una cosa inutile. Cioè no, inutile. Quasi impercettibile, ovviamente. Eccoci qua. È il momento.
di crearlo. E speriamo che ci vada bene, ragazzi. Di trovare qualcosa di utile. Ci siamo. Ok, pillole che ci serviranno. Sì, sì, mi potenzierò, non si preoccupi, non si preoccupi. Lo farò a fine episodio. Ah, c'erano anche munizioni del fucile, avete visto, ragazzi? È un gran peccato. Non ne ho usata neanche una. E va bene, dai. Comunque gli integratori servono e parecchio. Qui è aperto. È permesso? Vengo in pace, eh? Un cabinato. Lei mi ricorda qualcuno comunque. Allora, ci sarà roba per noi? La forbice, cioè? Grande Ellie, grande Ellie. Appassionata. Quello abbiamo tutto. Ok, ok. Passiamo da qua. Vediamo. Ottimo anche questo però, eh? Parti di arma. Possiamo andare anche lì. Ma c'era un'altra scala, signori. C'era un'altra scala. Andiamo alla scoperta di codesta città. Ah, nulla. Ok. Però, come vi dico sempre, la curiosità, la scoperta, la voglia di girare ti premia sempre il game design. Quella non si può aprire. E anche questa. Continuiamo ad andare verso quel fumo che abbiamo visto in lontananza. Che bello, ragazzi, è una foto continua. È come se ci fosse continuamente della fotografia. Sembrano veramente dei concept art in movimento. È qualcosa di stupendo. È tutto messo al posto giusto, nel momento giusto. Anche i flare di luce mi piacciono tantissimo, ragazzi. Negozio di dischi. E ora Ellie sicuramente andrà ad incuriosirsi su qualcosa. Guardate come si perde, quanto è curiosa. Sembra una cosa molto, non lo so come dirvelo, ragazzi, molto normale, ma lei queste cose non le ha mai potute fare. E c'è un altro pezzo di bigliettino. Vedete quanto è importante approfondire e cercare i documenti, leggerli soprattutto. Gli schifosi infetti si sono fatti vedere troppo vicino al rifugio della chiesa. Dovrò fare un altro giro per ripulire i punti deboli del perimetro. Comunque è stato utile perché abbiamo trovato parecchia roba buona, eh. Sì, si aprono? No. Ok, ok. Ellie, dobbiamo andare. Questa si apre? È piuttosto triste. Cosa?
tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. Non lo so, non mi sembra giusto. Hai ragione, Ellie. Questa non si apre. Molto strano, molto strano. Ero sicuro si aprisse. Ok, qua ci siamo venuti. Gesù. Ok. Porca miseria! Ma che... che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Esatto. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. E anche come fabbricarla. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Sì, quella è opera di Bill. Esatto. C'è qualcun altro in questa città? Per quanto ne so, solo lui. Bill, ragazzi, è un personaggio che è impazzito. Avete visto, io avrei potuto andare avanti, ma mi sono ricordato di questa barricata e ho voluto assolutamente portarvi qui, solo per farvi capire il tipo che è Bill, che tipo di personaggio è. Lui probabilmente, anzi, vabbè, lo scopriremo più avanti, è l'unico a vivere in questa zona, in questa città, chiamiamola così. E guardate come si è organizzato. Abbiamo visto addirittura delle trappole con della polvere da sparo. È assurdo. Vi sparo addosso. E guardate lì. Si metteva proprio qua. Ad aspettare, non lo so, qualche infetto. Bob. Non lascerò la città senza quella cassaforte. Aiuta Brad a caricarla sul furgone. Nel caso ti servisse, la combinazione è 5, 17, 21. Questo cosa ci fa capire, ragazzi? Anche questa è una scelta di game design. Ci fa capire che troveremo una cassaforte nei paraggi. Qua bisogna stare attenti, perché comunque Bill ha piazzato trappole, ragazzi, quindi con calma, Con calma. Eccola qua, ne vedete una. Vedete quel filo nero? Ora che... Vedi col chiavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Ora che c'è tutto questo realismo, ragazzi... è ancora più difficile vedere le trappole di Bill. Ok. No. Ah, non ci voleva. Non ci voleva. Ma se trovo qualcosa, ragazzi, io lì ci vado, Povero clicker. Qua tutto al massimo. Speriamo di tornarci lì, ragazzi, perché ho paura ci sia la cassaforte. Ah, e guardate qua che troviamo. Frecce. Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Le frecce sono molto, molto utili. Vieni qui. Possiamo attraversare con questa. Eccoci qua. E guardate. Ehi, guarda qua. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambi. Coprirci a vicenda. Non credo. Joel è ancora abbastanza protettivo, però non... cioè, non è una persona molto calda con Ellie, ovviamente, è ancora abbastanza freddo. Però ogni oggetto qua parla, ragazzi. Non è mai messo nulla per puro caso. Guardate questa poltrona, no? Con bottiglie, ce n'erano tre se non sbaglio, o due, che stanno a indicare comunque
una certa quantità di birra bevuta da Bill, si sedeva qui a bere con il suo arco e ad ammazzare sempre le persone. E in più, ci sono questi, che sono semplicemente dei giornali, anche qui, che lui leggeva mentre si divertiva a uccidere infetti. Ma quella roba lì, sarà importante perché capiremo molto di questa persona che incontreremo attraverso ciò che leggeva. E anche attraverso delle lettere stupende. Non capisco, sapete, sto cercando di capire in base a cosa si regola il suo equilibrio. Adesso siamo caduti, ma comunque abbiamo attraversato la zona. E questo si chiama level design. Mi devi permettere di tornare sopra. Devo capire ancora l'equilibrio come è gestito nel remake, ragazzi. Tutto ok, sali. D'accordo. Però una cosa possiamo farla, no? Sempre per una questione di level design, di game design soprattutto, perché ti permette il game design di prendere questi ponticelli, mettiamola così, di legno e portarli dove vuoi. Sapete quanto amo il fattore dello sfruttare l'ambiente anche sia per spostarsi che per, non lo so, avere interazione in generale con i personaggi non giocanti e anche con il personaggio principale. Ok, qua non devo cadere perché veramente potrei morire male. Quindi vada piano, Joel, mi scusi. Ok. C'è qualche amichetto qua sotto, eh? La facciamo stealth? Merda. Attenzione, attenzione. Non so se sprecare proiettili o se sprecare il nostro bellissimo. Sapete che vi dico? Voglio vedere una cosa. Questo non me lo ricordo. Non ricordo se uccide al primo colpo in testa. Come vedete, non sono potenziato, quindi la mira non è molto buona. Joel ancora non è allenato abbastanza. Sapete perché è buono Ora l'arco? ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. È vero, ragazzi. Bill è particolare. Comunque vi stavo dicendo, sapete perché l'arco è buono? L'avete letto sicuramente. Perché avete la possibilità, me lo sono ricordato appena ho visto la freccia incastrarsi nella sua testa, nella testa del Krieger. Si possono recuperare le frecce, ragazzi, e quando siete a corto di risorse, l'arco è un'arma fondamentale. Fondamentale. Ci avviciniamo sempre di più. Oh, ragazzi, non vedo l'ora. Ci sono certe cose su Bill che sono incredibili. Ecco un'altra trappola. C'è nessuno? No. Però sento dei rumori, ragazzi. Non è mai una cosa molto buona, eh? Guarda qui. Hai sentito? Sì. Allora, aspettate. Siccome sento dei rumori, vorrei vedere
Se si può aprire. Ah. Sapete che non mi ricordo assolutamente nulla di questa roba. C'era qualcuno che provava ad uscire. Mi sono avvicinato ed è scappato. Vuoi entrare lì? Certo che voglio entrare qui. Troveremi quando sarò morta d'infarto. Nessun problema. Ci penso io. È salito sopra. Roleplay time, ragazzi. Si sentono dei rumori. Non so se avete le cuffie, ma vi assicuro che il sound design è clamoroso. Fuori di testa. C'è qualcuno? Guardate che bello, guardate che meraviglia. Non sembra esserci nessuno. Molto strano però. Siamo entrati dentro una casa comunque. Oh merda. Fumo così, va. Ci hai provato, eh? Gesù! Qualcosa mi ha spaventato a morte. Beh, già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Ci stava, ragazzi. La nostra curiosità doveva essere un minimo messa alla prova da un piccolo jumpscare. Ok. Altri integratori. Molto buono. Ah, possiamo fare il coltello? No, peccato. Ancora no. Incredibile che non riesca a trovare del nastro adesivo, signori. Trovo solo alcol. E abbiamo un altro documento. Se fossimo andati avanti, ragazzi, lo avremmo perso. Vediamo. Rachel, i soldati stanno andando porta a porta e obbligando la gente a salire sui bus. Sento delle urla che vengono da un paio di edifici più avanti. Non c'è più tempo. Ho provato a chiamare e aspettare, non so cosa fare, ma non posso più attendere. Ho buttato la maggior parte delle nostre cose in un paio di valigie. Ti aspetto nella zona di quarantena. Vieni a cercarmi, ci vediamo presto. Ezra. Questo fa capire un po' la situazione. Questo era un accampamento. E come diavolo faccio a saperlo? Beh, spero che ce l'abbiano fatta. Era diventato una sorta di accampamento, ragazzi. Diciamo subito nel post inizio pandemia. Da cosa lo capisco? Lo capisco dal fatto che comunque la casa non è tenuta super male. E poi c'è questa scritta enorme per far notare a Rachel questa lettera scritta da Ezra, che noi non conosciamo ovviamente. Però fa capire come questa gente, ragazzi, sia stata trasportata via con la forza da dei bus per portarle in zone di quarantena. Per cercare di salvarle ovviamente, per quanto non sia stata una scelta loro, no? A volte le istituzioni utilizzano la forza per salvare più persone possibili. Giusto o sbagliato che sia, bisogna accettarlo. E ovviamente alcuni non lo fanno. Bill è il solito. Sono proprio le sue postazioni, ragazzi, comunque. Ok, qua c'eravamo già passati, se non sbaglio. La cosa che possiamo fare adesso è usare una bella bottiglia. Ok. Perché, appunto, c'è interazione. Spettacolo. Non è bello. Quel suono li attirerà come mosche. Esatto. Piacere. Gesù, guarda avanti. C'è una pistola. Ragazzi, lui sicuramente era infetto. Ogni cosa parla, ve l'ho già detto. Lui sicuramente era infetto e si è ucciso. Si è suicidato, ragazzi. Ok.
Con calma. Andiamo. Libero. Stammi vicina. Notate anche, appunto, sto sempre parlando di game design perché il game design racchiude tutto, racchiude, diciamo, il gameplay, la narrativa, le cutscene, la direzione artistica, la direzione dell'audio, racchiude tutto, no? E parlando di game design e comunque di, non lo so, di economia di gioco, vedere che ti stanno regalando tutte queste munizioni può sempre accendervi una lampadina e farvi capire: oh, mi sa che adesso si deve sparare. Quindi occhio. Ti ho preso. Porca troia, Bill. Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Vai, Ellie, vai. Veloce. Taglia la corda e scenderò. Faccio io. Merda, arrivano! Dai alla corda! La cosa è che questa sequenza scrittata nel 2013 era molto molto bella. Joel deve ricaricare. Portacci sua. Joel, ricarichi! Mamma mia, in capoccia ho preso! Corri, Joel! Sci sua! Occhio! Occhio! In capoccia! No, questo è brutto! Joel, devi ricaricare! Joel, devi ricaricare! Corri! Mi scusi, Joel! Perfetto! Quando vuoi, Ellie. Ok. Stai bene? Sì. Puoi farcela. Okay. Io ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto che si sparava. Brigati! Veloce, si avvicina. No. Ellie, si avvicinano! Arrivano i clicker. Ehi, da questa parte! Preso in testa. Dai, Ellie, dai, Ellie. Oh, sì. Alza il culo e muoviti. Facci tua, Bill. Di qua, venite il passo. Vaffanculo. Indietro, indietro. Da che parte? Ok, di qua, taglieremo di qua. Corri, Ellie. Dietro di noi! Vita! Entra! Joel, dai! Non rallentare, qui non è sicuro! Ho capito! Dalla porta! Aiuto! È l'unico modo per passare! Aiuto, mi sono sbagliato! Indietro! Allevate. Ammazza che casino, regà. Ok.
L'importante era questo. Oh, merda. Porca puttana, arrivano! Guarda! Stanno per affondare! Arrivi qua, attraverso il camion! Dai, Ellie! Ho rotto il gioco, ragazzi, ho rotto il gioco. Diavolo! Era un pelo! Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joy! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Oh, oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... No! Basta! No, stronza! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questa? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzetta. No, fanculo, mi hai ammanettata! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Ok ragazzi, noi ovviamente ci salutiamo qua. Prima di andare avanti, abbiamo conosciuto, appena conosciuto Bill, che è una persona, l'aveva avvertita Ellie. Joel gli aveva detto appunto che Billy è una persona molto stravagante, molto strana. Gli piace stare da solo, ragazzi. Questo l'abbiamo capito, no? È una persona che probabilmente ha sofferto. Ha sofferto molto in questi anni. E non ce la fa più. Odia questa situazione, odia la pandemia, odia gli infetti. Ma il motivo non lo sappiamo ancora, ovviamente. E lo scopriremo. Vi assicuro che grazie alla serie, a questa serie di approfondimento che stiamo facendo su The Last of Us Parte 1, vi assicuro che lo scopriremo. E vedremo, insomma, vedremo. Io vi rimando a domani sempre alle 13.45 con un altro episodio e vi mando un abbraccione. Buona giornata, ragazzuoli. Ciao, belli miei.